Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio spezzare in questo video una lancia a favore dell'Inter. Inter che ultimamente in questi giorni viene criticata e insultata senza che ci sia un motivo valido. Attenzione, poi vi spiegherò bene il perché, quindi non affrettatevi nei commenti perché difende l'Inter. È una difesa che faccio perché è giusto che sia così. È una pratica, quella dell'Inter, che viene criticata. Pratica che di per sé va criticata come concetto, ma che non va criticata l'Inter in quanto è Inter perché usa questa pratica. Vi mando la sigla e poi vi spiego. Come sapete, l'Inter entro il 30 giugno 2018, qualche giorno fa, avrebbe dovuto raggiungere la quota 45 milioni di plusvalenza. Perché? Perché l'UEFA richiedeva quella cifra di plusvalenza, altrimenti in caso in cui non fosse riuscito a raggiungerlo avrebbe dato delle sanzioni pecuniarie, che avrebbe in qualche modo aggravato la posizione dell'Inter, perché se facciamo pagare all'Inter le sanzioni dopo che ha dei problemi appunto anche gestionali in tal senso, è chiaro che poi vai in qualche modo ad affossare di più l'Inter di quanto non si è già affossato da sola. Quello che ha fatto l'Inter negli anni passati è tutta colpa dell'Inter, quindi su quello non è che ci siano è colpa dell'Inter. Il fallimento quasi che stava per raggiungere prima della gestione di Tohir è colpa della gestione precedente di Tohir, Moratti e compagnia bella. Ma questo è un discorso a parte, parliamo dell'oggi. L'UEFA quindi impone in qualche modo all'Inter di raggiungere quota 45 milioni di plusvalenze. Brevissimamente, cosa sono le plusvalenze? Allora, abbiamo un giocatore che ha un valore contabile netto, cioè il costo storico, il prezzo in cui l'abbiamo comprato, ci va da togliere il fondo ammortamento, quindi le quote di ammortamento di ogni anno per gli anni in cui è stato ammortizzato, quindi magari è stato ammortizzato per 3 anni, e ci trova un valore contabile netto. Se quel valore contabile netto è minore del prezzo di vendita in cui lo vendo adesso, allora faccio una plusvalenza, cioè insomma, se lo vendo a 5, un giocatore che ha un cartellino, tra virgolette, dal valore di 4 milioni a bilancio, ci faccio 1 milione di plusvalenza. Ovviamente è 1 milione, in questo caso per l'Inter non è stato così, ma è stato ben diverso perché ha racimolato circa 50 milioni di plusvalenza, quindi 5 circa in più rispetto a quanti richiesti. Ma la colpa dell'Inter qual è? Nessuna. L'UEFA impone all'Inter di fare 45 milioni di plusvalenza, non dice come, quando e perché, dice fai 45 o ti sanziono. È chiaro che l'Inter, grazie alla bravura di Ausilio, Ausilio che, a dire le battute, che erano giustissime per Branca, ad esempio, ecco, Ausilio è stato molto bravo, molto molto bravo, bisogna riconoscere la bravura di Colafuori, di fare una cosa che è stata richiesta dall'UEFA. È l'UEFA che ha richiesto di fare quelle plusvalenze là. Probabilmente l'Inter aveva fatto comunque delle plusvalenze di un certo modo, senza utilizzare insomma l'etica contabile del caso, però ha dovuto fare una cosa del genere perché l'UEFA l'ha imposto. Leggo un po' di giocatori che sono stati venduti e le rispettive plusvalenze, senza guardare appunto il valore a bilancio e il valore di cessione, giusto per farvi capire. Con Odegaard ha fatto 3 milioni e 8 di plusvalenza circa. Con Bienvenu 1 milione e mezzo. Bettella 7 milioni, dal settore giovanile, quindi praticamente al bilancio a zero, quindi 7 milioni netti, proprio netti netti. Un Carraro a 5 milioni, con Dobbiad 2 e mezzo, Santon 8,3 di Santon, che rientra nella permuta sostanzialmente col giocatore della Roma Nainggolan che vado ad acquistare. Zaniolo 3 milioni circa, Radu 7 milioni e mezzo, questo Valietti 7 milioni e mezzo, Negatomo 2,74 e Manaigi, non so la pronuncia, 1,6. Ora, quelli che fanno un po' così sorridere, un po' che cavolo sta facendo, sono quelli giocatori molto giovani. Passi Santon, Santon è un giocatore che è stato venduto a 9 milioni e mezzo con un valore contabile netto di 1,2, quindi 8,3. Santone però è un giocatore comunque affermato, diciamoci chiaro che poi le cifre siano queste, anche noi abbiamo preso De Sciglio a 12 milioni, Perin a 12 milioni, sono giocatori che erano contabilizzati a nulla ormai, perché De Sciglio era un giocatore di Vai, ad esempio. Quindi non è quello, però vede, fa un po' specie, giocatori giovanissimi di Vai venduti a 5, 6, 7 milioni di euro. Perché l'Inter ha fatto questo? Perché doveva farlo? A me dà fastidio, sinceramente, che venga incolpato l'Inter, non perché l'Inter, ma per un discorso di buonsenso. Se la Juventus fosse nella stessa situazione dell'Inter, direi la stessa cosa. Cioè vorrei essere tutelato da una pratica, da una richiesta, quella dell'UEFA sbagliata. È la richiesta dell'UEFA sbagliata? Sì, ma quello che ha fatto l'Inter è una cosa normalissima. Se uno ti chiede di fare 45 e tu gliel fai, è giusto. Come le fai, chiaramente non è colpa tua come le fai. Il discorso Nainggolan e Santon, il meccanismo della permuta vuol dire scambiare un giocatore per un altro. Ci sono due tipi di permuta, poi magari ne parlerò meglio in un altro video, però faccio breve breve. La prima permuta è quella alla pari, un giocatore per un giocatore senza conguaglio. Poi c'è un altro tipo di permuta che più che una permuta è una specie di acquisto-vendita, cioè io acquisto un giocatore e tu acquisti un altro. In questo caso appunto è Santon e Nainggolan. Quindi Santon più Zaniolo più tot di conguaglio, quindi era 24 milioni di euro
più Santone e Zaniolo, arriva ai 38 milioni di euro, che è il valore, che è quindi il prezzo di vendita di Ringolan. Però le due trattative restano praticamente su piani paralleli, viaggiano su stessi binari, ma chiaramente sono due cose diverse. Anche la permuta con giocatori diversi, quindi con Conguaglio, porta a prospettive gonfiate per quello che hanno fatto appunto con Santon. Santon, che era 8 milioni e 3 per Santon, 7 milioni di prospettive per un giovane che non è nessuno, e così via, sono sì prospettive gonfiate. Perché quel valore che l'Inter appunto ha in qualche modo stabilito, ha trovato un accordo con squadre minori, perché poi sono le squadre minori che si accaparano queste cifre di giocatori del genere. È la stessa cosa che è successa scorso anno con Skriniar e Caprari. Caprari è venduto alla Sampdoria forse, e Skriniar appunto all'Inter, discorso uguale, con Caprari con plusvalenze enormi, perché sti qua hanno raggiunto i 30 milioni di plusvalenza. Santone e Golan è la stessa cosa, e così via. Sono plusvalenze gonfiate perché in effetti il livello di mercato, nel caso in cui si accordasse in modo tranquillo e trasparente delle squadre, non sarebbe mai di quella cifra là. Ma il problema è quindi all'Inter? No, è l'UEFA che richiede alle squadre di cercare di, in qualche modo di superare il problema del fair play finanziario con delle plusvalenze. Ci sono 50 milioni di modi per verificare la stabilità di un bilancio, di così via, che non sono in qualche modo elusive di una pratica fatta bene di come contabilizzare e come creare un bilancio. L'UEFA sbaglia proprio totalmente in partenza a richiedere tot plusvalenze quando non dovrebbe chiedere in nessun modo plusvalenze. Se il problema del calcio moderno da sempre è proprio da dottrina, cioè così, non è che è una cosa, un parere, è una cosa proprio assodata, sono le plusvalenze gonfiate, tu UEFA, se hai un minimo cervello e se sei attorniato e se chiedi appunto consulenze a persone del campo, non dovresti chiedere plusvalenze. Il grave problema dell'UEFA è che nel suo fair play finanziario, in cui si chiede trasparenza, in cui si chiede stabilità, equilibrio economico finanziario, in cui si chiede autosufficienza, praticamente dice una cosa sacrosanta, queste cose che ho detto, però chiede sì, queste cose qua però me le raggiungi grazie a una cosa che è risaputa da tutti, che è elusiva di certe norme fatte bene. Non è vietato da nessuna parte che le plusvalenze gonfiate non vanno bene, o meglio, non è stabilito in nessun modo quale sia il valore esatto di mercato giusto oltre il quale si incorre in qualcosa di poco chiaro. Cioè sostanzialmente a livello di raccomandazioni contabili nessuno dice che tu non possa superare un certo limite, ecco. Ok, non dare limiti, ma sicuramente da parte dell'UEFA mettere come obiettivo tot plusvalenze porta a eludere la sorveglianza grazie a queste pratiche qua. Ti trovi Zaniolo venduto a 5 milioni così, con plusvalenze di 5 perché era un giovane di vaio. Quindi la mia lancia spezzata a favore dell'Inter non è intanto all'Inter, ma è la pratica in sé. La pratica che le società devono usare in quanto vittime di questo trattamento. Trattamento è un UEFA che ha fatto un fair play finanziario che come concetto è eticamente perfetto, nel senso che è giusto che le società si autofinanzino e chi sgarra paghi, come succede adesso col Milan, però non è giusto, i mezzi sanzionatori non sono per niente giusti, sono stupidi, totalmente stupidi, e basta una persona che esce dalla ragioneria, dopo 5 anni di ragioneria, per capirlo, non serve, insomma, l'UEFA però continua a fare queste cose qua. Quindi voglio dire questo qua perché poi tra l'altro ci sono gli altri ventini che non capiscono nulla, cercano di capire solo le parti che vogliono capire, adesso dico Mandragora magari lo vendono a 20 più sfidenza di 20, sì, ma viva Dio, il problema dove sta? Il problema sta alla monte, chi lascia fare delle certe cose, ma il peggio è che non è Mandragora a 20 perché le due società si sono in qualche modo messe d'accordo per un prezzo tranquillo, in modo tranquillo, sono seduti in un tavolo, guardi, do 20, sì, va bene 20, contando che comunque questo Mandragora potrebbe essere tutto dall'Udinese, Udinese che al tempo ci vendete Isla 16-18, cioè non parliamo sì, non per dire. Il problema è invece quando devi in qualche modo guardare dove ci sono delle società che sono in crisi come l'Inter e per farlo gli dai in mano gli strumenti totalmente sbagliati, quindi la plusvalenza. L'obiettivo è la plusvalenza, sbagliatissimo. Se non riesco veramente a capacitarmi di come l'UEFA, organo importantissimo a salvaguardia della trasparenza, bla 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 bla, chieda queste cose alla società di calcio. Inter, Milan, quello che è. Era meglio l'esclusione del Milan, che l'esclusione che è giusta secondo me, infatti un'esclusione di una squadra come il Milan alle coppe europee, sapendo poi il Milan di avere meno ricavi per discorsi europei, abbasserà in qualche modo i costi, quindi tenderà a ribasso per quanto riguarda la gestione del calciomercato, quindi non fare investimenti importantissimi, se di dove sa che può rischiare di poi incorrere in perdite e così via. Quella è una cosa giusta. Tu sgarri, non giochi qua. È perfetto, è già una cosa, secondo me, eticamente giusta, che va a penalizzare chiaramente i tifosi, ma questo non è un problema che ovviamente è così, non si può fare nulla,
però perlomeno non vai a prendere in giro nessuno e non vai ad andare contro qualsiasi norma di bilancio, qualche, cioè veramente una cosa sbagliatissima. Ecco perché volevo fare questo punto su questa cosa dell'Inter, che però vale per tutti, vale per noi, semplicemente perché c'è l'UEFA che quando parli di trasparenza poi non sa come veramente raggiungerla, cosa di cui si parla, perché le parole sono tante, poi chiaramente i fatti con un cenno con l'altro. È semplicemente questo, una specie di lancia spezzata all'Inter per chiarire un discorso più generale che coinvolge tutti. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quello che sarà. Scusate se mi altero quando parlo di plusvalenza, ma è una cosa che mi piace, cioè plusvalenza, vabbè. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quello che sarà. Come sempre, forza Juve e alla prossima. Ciao. Ale, Ale.